Ebbene sì ragazzi, siamo qui nuovamente in un video diverso dal solito. Pensavo che con lo scorso video dove mi sono successe quelle, diciamo, brutte cose, si fosse chiusa una parentesi di video poco piaciuti, ma purtroppo sono costretto anche a fare questo video, che non sarà molto allegro, perché non può esserlo. Voi so che penserete che magari questa volta sia tutto fatto apposta, ma magari fosse fatto apposta, ma magari, perché... Non pensate che io sia felice a fare questi tipi di video, perché farei sinceramente molti altri tipi di video, come scherzi a mio padre, altre cose molto più divertenti, ma sono obbligato a fare questi video perché, come ho detto, io vi condivido sempre quello che mi succede e queste cose che non sono piacevoli voglio condividerle, anzi voi dovete saperle. E partirò con il raccontarvi il meglio che riesco quello che è successo. Sto registrando questa intro dopo che è già successo l'accaduto, vabbè, questo si poteva immaginare, che poi vedrete in un'altra clip. Dove appunto ho aperto questo pacco. Questo pacco questa volta è il problema perché mi è stato appunto recapitato questo pacco in realtà senza indirizzo, cioè non è come un pacco normale che te lo spediscono, cioè questo pacco è stato proprio lasciato davanti al portone di casa mia, cioè ma non la porta di casa, quello sotto dove si entra, il portone del condominio, diciamo, lì davanti così. E la mia portinaia, conoscendomi, sul pacco c'è scritto per rimoldignio e basta. Ha appunto collegato le cose, ha detto quel pacco è di rimodignio, glielo do e quindi me l'ha portato qui alla porta. Se no, io quel pacco non l'avrei mai ricevuto. Ma lì per lì, ragazzi, cioè uno non è che si fa. Mi è capitata già una cosa del genere: che qualcuno mi consegnasse un pacco, dei fan mi dassero dei pacchi, magari però delle volte messi gli indirizzi. Questa volta era proprio solo per rimodignio, però ho detto che c'è di male, è semplicemente un fan che mi ha fatto dei regali. Anche se ragazzi, d'ora in poi per questo tipo di cose, aprirò una casella postale dove potrete spedirmi pacchi, lettere. Questa è una cosa positiva, perché non tutti sanno dove abito, cioè meno male. E quindi, alcuni che sanno dove abito mi spediscono le cose a casa, però questa cosa non deve più accadere. Quindi aprirò una casella postale collegata nei prossimi video, così mi potete, spedire tutto quello che volete. Ma detto ciò, andiamo al punto focale. Io salgo tranquillamente in casa con questo mio pacco che era molto grande e quindi decido di registrare perché volevo portare questa serie dove aprivo i pacchi dei fan nei video. Quindi ho detto registro, prendo la mia fotocamera esattamente in questa posizione e registro l'unboxing di questo pacco del mio fan. Però anche qui le cose non sono andate nel modo normale. Come dovevano andare. E non vi voglio spoilerare nient'altro, cioè non c'è niente da spoilerare, ragazzi, potete già immaginare. E la cosa è veramente grave, ho avvertito pure mio padre. E io spero, appunto, come ho detto nel video, che questa sia un'ennesima burla di qualcuno. E basta, ragazzi. Io però volevo avvisarvi di anche sto pacco, di farvi rendere conto di che gente c'è in giro che, ragazzi, fa ste scherzi, ma non sono di buon gusto, ve lo assicuro. Quindi vi lascio la clip dove ho aperto questo pacco di questo mio fatidico fan. E bella a tutti ragazzi, sono Rimondigno e oggi ragazzuoli siamo qua in un video veramente nuovissimo, in una nuovissima serie dove vado ad aprire i vostri pacchi. Ragazzi, ebbene sì, qualcuno mi ha consegnato in un modo abbastanza strano, cioè in realtà non è che proprio me l'ha consegnato, mi ha lasciato davanti alla porta, al portone qua sotto, questo pacco con scritto per Rimondigno. Questa cosa mi capita più volte e quindi ho deciso, ma perché non farci una serie? Però ragazzi, non è normale che voi mi lasciate i pacchi così. Quindi creerò una casella postale dove appunto nei prossimi video vi dirò qual è il nome della casella dove mi potete spedire i pacchi in modo appunto da mandarmi dei regali. Insomma, io sono felice di ricevere questi pacchi. Quindi ragazzi, non vedo l'ora di andare ad aprirlo. Let's go. E mi raccomando, regà, un bel like, una bella iscrizione. Vi ricordo, 300.000 iscritti andremo a fare bungee jumping. Quindi iscrivetevi al canale. E inoltre, ragazzi, 20.000 mi piace per altri video unboxing dove apro i vostri pacchi. Quindi rimanete sintonizzati nei prossimi video per scoprire quale sarà la casella postale. Metterò i nomi e così mi potete mandare lettere, magliette, regali, quello che volete. In tutto, insomma, in to ci siamo. Allora, il pacco è così, ragazzi, non c'è veramente scritto nulla. È un pacco totalmente vuoto, a parte qui, vabbè, sarà penso un cartone riciclato, con scritto il peso.
Ah, raga, cioè, non è leggero, cioè, ma non è neanche troppo pesante, vabbè? E per rimoldino, semplice così, proprio così. Le dimensioni sono abbastanza... Ok, andiamo ad aprirlo. Olì! Attenzione. Olè. Oh mio Dio, no! Ma quanto cartone c'è dentro, ragazzi? Ma quanto cartone c'è dentro? Cos'è sto cosa? Vabbè, che pacco è? Ma non c'è dentro niente. Sono tutte palline di... ok. Ma che cosa? Una pendina. Che cacchio è sta roba? Ragazzi, c'è una foto mia e di mio papà con mio papà la faccia bruciata. Questo è palesemente bruciato, non so se si vede, spero di sì. Questo è bruciato con un accendino. E questa foto non so da dove l'abbiano presa. È una foto di me, mio papà, il compleanno di mio papà. Inquietante, veramente inquietante. Però fatemi controllare un secondo. Questa foto è sul profilo di mio padre. È il penultimo, cioè il primo, secondo posto del profilo di mio papà. Nel 2018. Ok, con la faccia di mio padre bruciata. Continuiamo ad aprire, ragazzi. Scusatemi un secondo. Poi c'è questo appendiabiti. Ragazzi, su, veramente queste cose non... Una boccetta di qualcosa o anche schifo. Però forse ho fatto dei collegamenti. Non voglio aprire. Non l'apro. Perché ste cose? Ma perché ste cose? Sarà una burla, sarà uno scherzo di qualcuno. Pa! Papi! Vieni un attimo, è seria la roba, un attimo. Muoviti, è serissimo. Massimo, dai, tardi. Stavo aprendo questo pacco che mi è arrivato a casa. Dal Bello, fan. bello. Cosa c'è di Cioè, da un bello? fan, pensavo fosse un fan. Guarda, ho aperto, è tutta cartaccia. E ho trovato dentro queste tre cose, papà. Dammi sedere un attimo. Tira via sto telefono, dai. Cosa c'è? No, Cos'è che siediti, trovo siediti. dentro? Questa è la nostra foto del compleanno con la tua faccia bruciata. Che schifo. Ma chi è che te l'ha mandata sta cosa? Come Non lo so, qua c'è scritto per... Poi c'è là dentro un appendiabiti. un E appendiabiti? una boccetta che non voglio sapere di cosa sia. Qua Ma chi è che te l'ha mandata sta roba qua? non lo so, è veramente inquietante come roba. Io chiuderei ora tutto e andrei a darlo direttamente alla polizia in mano, proprio. Cioè, che stiamo parlando? Ma perché devono fare queste cose qua? Sarà, Questa ma qua è una sarà. bella Allora, non foto ti di un preoccupare. nostro ricordo che abbiamo fatto con noi. È una Il foto di tuo un compleanno. compleanno. Papà, io sono stufo di queste cose, veramente. Sono stufo di questi scherzi che continuano a fare. Spero che tanto sarà. Non devi preoccuparti, sarà sicuramente uno scherzo. Però veramente sono Ma cose perché queste cose qua di. Comunque, questa fanno? foto l'hanno presa dal tuo profilo. Nel 2018 l'hanno scattata. L'avevano scattata sta Basta, foto. Simo, non ce la faccio più. Basta, fai su sto pacco e andiamo dalla polizia. Basta. Perché. Possibile fare queste Scusate, cose non mi devo qua, arrabbiare con dai. lui. Ma di cosa stiamo parlando? Ma siete seri, ragazzi? Dai, Ma cosa stiamo parlando? Dai, basta. Così. regà. Ma non è bello. Cioè, queste Allora, cose qua non va papà, hanno fatte. tranquillamente colto la palla al balzo con quella cosa di quel ragazzo lì che si Sì, presentava. però basta, Hanno detto Simo. facciamo Adesso un'altra basta. burlata. Ragazzi, veramente stop. Cioè, cos'è Basta, basta. sta roba adesso? Non lo Ma so, stiamo Simo. Dai, spegni sta scherzando? cosa che non voglio più di far Io niente. adesso. Lascia Cioè, stare. io veramente Chiudi non. sto video e basta. Bill, chiudilo, basta.
No, portala, chiudilo, rimettilo qua. Lo porto di là. Cioè, veramente, ragazzi, cioè, ma perché? Basta. Ma perché? No, non basta, può. Io non ce la faccio più andare. Non sono scherzi divertenti, ma pensate di far ridere. E sicuramente adesso basta, cioè, non è che... C'è gente che si merita questo, basta. Vabbè. Io, detto ciò, chiudo sto video. Non pensate che io voglia farci visualizzazioni su queste cose assolutamente, quindi non farò altre parti 2 di ste cose, cioè, non pensate che sia una serie, cioè... Buona così, nel senso, basta ste cose. Se succederanno altre cose vi informerò come ho sempre fatto, però ragazzi, no, queste cose non si fanno. Io sono veramente stufo, scusate se mi vedete così anche in sti video, però vabbè. Pesante questa, veramente pesante, ragazzi, veramente veramente pesante, quindi